Ehi, figliolo, non è forse il caso di fare la letterina per Babbo Natale? Sì, papà, la faccio subito, va bene? Così almeno la spieghiamo il più fretta possibile perché tra un po' è Natale. Ritorno subito. Allora, ho chiesto una macchinina, uno specchietto di peluche, una palla per giocare con i miei amichetti. Inoltre ho chiesto anche la pace nel mondo. Ehi, figliolo, cosa stai aspettando per fare la letterina a Babbo Natale? Guarda che tra po'... arriva Natale, eh. Scusa, papà, ma non ho capito cosa hai detto, che stavo mandando un messaggio alla mia ragazza. Devi fare una letterina per Babbo Natale. Allora, prima cosa, Babbo Natale non esiste. Cioè, papà, sono 10 anni, se vuoi, non so che Babbo Natale non esiste. Comunque, niente letterina, te le chiedo subito le cose, visto che tanto so che sei tu che me le porti. Allora, le sono segnate tutte qui. Quest'anno, visto che ormai ho l'iPhone 4 e è vecchio, quest'anno vorrei un iPhone 5. Cioè, ma non è che lo voglio per favore così, ma lo devi comprare e basta. Cioè, mi devi comprare l'iPhone 5, il nuovo Mac, il nuovo iPad mini, e voglio anche le Beats, perché le Beats spaccano. Non ho capito, spaccano, papà. Cioè, mica, papà, mi devi comprare le Beats, figa, spaccano. Porca miseria. Poi cazzo, l'iPhone 4 è vecchio ormai. Io non lo so, aspetta un attimo che... sto mandando un messaggio alla tipa. Oh minchia zia, ma quando me la dà il cazzo? Ma c'è 10 anni, figa. Ma non è possibile. Mi ricordo che quando ero io più piccolo non ci interessavano i telefoni, i computer o gli smartphone. Mi interessavo di quei pupazzi strafighi che facevano invidia a tutti quando ce li avevi. Mi piacevano le macchinine, mi piaceva giocare con le mini 4WD. Quanto erano belle quelle macchinine. Mentre adesso i bambini di 10 anni chiedono iPhone, iPad, MacBook, Beats, di tutto e di più. Attenzione, in questo video sono già stati pronunciati troppe volte alcuni dei prodotti della mela mangiata. E siccome questo non è un video di presentazione di frutta e di verdura, abbiamo deciso di bloccare questo video che si autodistruggerà tra 3, 2, 1... Ok, scusate questa intromissione davvero pessima e soprattutto stupidissima. E continuiamo con il video. Dicevamo, allora io ho 15 anni e più o meno un anno fa ho acquistato il mio iPhone 4. È il primo telefono figo, se si può dire così, che ho comprato, comunque sia di tecnologia più o meno avanzata, perché è uno smartphone. Avevo 14 anni e credo che qualsiasi ragazzo di 14 anni vi chieda un telefonino come regalo di compleanno, come regalo di Natale. Adesso qualsiasi ragazzino ha un computer, un telefono, molti hanno Facebook e lo usano per chattare, per fare i maniaci con le ragazzine. E utilizzano moltissimo internet. Ma non voglio dilungarmi più di tanto con questo discorso, quindi andatevi a vedere il video che ho fatto a inizio settembre, appunto, sui bambini di internet. Ve lo linko qua sopra. È ovvio che ormai tutti i bambini preferiscono stare in casa a giocare con il computer, con i videogiochi in generale, rispetto ad andare fuori a giocare a pallone oppure con le macchinine. Ma cosa ci possiamo fare? Siamo nel 2012. È ovvio che con tutte le cose tecnologiche che ci sono adesso un bambino sia meno invogliato ad uscire fuori di casa. Ma non per forza dobbiamo farli coglionire subito questi poveri ragazzini. Lo so, io non sono la persona adatta per parlare di questa cosa. Ho solo 15 anni e non posso parlare di regali che si facevano un tempo. Però credetemi, le cose sono cambiate. Perché io 5 anni fa non chiedevo un iPhone. 5 anni fa chiedevo al massimo un gioco per il Game Boy, un pallone da calcio, quelle cose che sono comunque alla portata di ogni ragazzino e sono comunque accettabili. E secondo voi, i bambini di oggi dovrebbero ricevere i regali di una volta oppure quelli di adesso perché... Siamo nel 2012, l'era degli smartphone, dei computer e dei fottutissimi tablet. Chiuse le virgolette. E quindi devono ricevere questi regali? Fatemelo sapere con un commento qua sotto o con un commento su Facebook, insomma dove volete voi. Ricordatevi di condividere il video per farlo guardare anche ai vostri amici, così che anche loro possano dare la loro opinione su questa cosa. Brian vi augura un buon Natale a tutti, mi raccomando, passatelo con la famiglia, non chiedete dei regali troppo costosi, perché c'è la crisi, cazzo, c'è la crisi! Buon anno a tutti e ci vediamo nel 2013! Prima di concludere il video del tutto saluto Cesare, Melissa, Martina, Ginevra, un'altra Melissa, Simone, Patrizio e tutte le altre persone che mi avevano chiesto di essere salutate, purtroppo non mi ricordo tutti i nomi. E sono un ragazzo pigro, perciò non avevo voglia di scrivermi tutti i nomi e sono talmente pigro che non finisco nemmeno questo video.
E ricordatevi che dovete morire tutti, tutti, tutti. Ma va a cagare, va. Ma c***o si spegne sto coso.